seconda edizione di SPS è stata sicuramente una piacevolissima sorpresa. Sorpresa fino a un certo punto, perché in realtà, avendo comunque come automazione, come associazione, partecipato anche alla fase organizzativa della manifestazione, io ho svolto il ruolo di coordinatore del comitato scientifico, quindi diciamo, ho visto un po' crescere l'evento fin dalla sua fase organizzativa, è stata sicuramente un'edizione di grandissimo successo. In crescita, e questo lo sapevamo prima, in termini di spazi espositivi, di numero di aziende che hanno appunto scelto di esporre qui, ma anche in crescita indubbiamente in termini di visitatori, perché e anzi con una proporzione molto simile a quella relativa appunto agli spazi espositivi. Quindi ce l'aspettavamo un po', perché è sicuramente un evento organizzato molto bene, però certamente in questo periodo di grande crisi, di grande sofferenza per il comparto industriale, aver trovato qui una risposta così forte, così interessante, sia in termini di espositori che in termini di visitatori, è molto confortante per chi lavora in questo settore dell'automazione industriale. Ecco, un altro aspetto interessante relativamente al profilo di chi è venuto a visitare la fiera è che si conferma un po' quella che è anche la tendenza della manifestazione madre tedesca, cioè di essere una fiera molto tecnica, dove i visitatori appunto vengono qua con dei problemi concreti da risolvere, problemi tecnici, sono persone quindi esperte che si confrontano alla pari con i venditori e con i tecnici degli espositori, e questo sicuramente è quello che vogliono anche le aziende che espongono, insomma gente che viene qui interessata a valutare la problematica, a valutare la soluzione e quindi poi a regolarsi di conseguenza su quale fornitore scegliere per la propria azienda. Allora, gli elementi caratterizzanti di questa fiera sono diversi. Indubbiamente una delle qualità di chi ha scelto di organizzare così la manifestazione è stata quella di cercare un po' di diversificare anche le soluzioni proposte e quello che l'utente viene a vedere. Ci sono diverse iniziative molto interessanti. In primis citerei il contatto con l'università, quindi la parte di Linking University, che è un concetto molto sentito dalle aziende. In questo paese, specialmente in Italia, la relazione tra soggetto industriale e soggetto accademico è sempre piuttosto complessa, insomma, non sempre è così fluida come dovrebbe essere. Quindi agevolare questo processo è molto interessante, è molto importante. L'esperimento poi dei system integrator è un altro interessante, mi interessa anche a me come associazione, tra l'altro, perché è un elemento di unione, diciamo, di completezza della filiera, molto, molto interessante da sviluppare. Non so adesso ancora i dati, perché siamo ancora durante la manifestazione, però credo che sia un esperimento anche questo ben riuscito. Aggiungerei poi la parte convegnistica, comunque, che è stata sviluppata in maniera un po' più articolata e omogenea rispetto all'edizione precedente. Credo che anche da questo punto di vista, almeno da quella che è stata la mia impressione, anche lì c'è stato un discreto successo in termini di pubblico. Diciamo che per quanto riguarda la filiera, certamente è ormai, come in tutte, diciamo, specialmente nell'automazione, ma in generale quando si parla di industria, diventa sempre più difficile restringere a un segmento della filiera il discorso, nel senso che adesso non voglio dire banalità, il mondo globalizzato, però insomma ormai l'automazione è diventata oggetto trasversale all'interno praticamente di tutte le attività sociali, no? Dall'edificio all'industria chiaramente, ma alle reti di pubblica utilità. Quindi è un oggetto ormai quasi come l'ICT, voglio dire, no? È un oggetto molto pervasivo. Allora, chiaro che questo vuol dire che la filiera probabilmente si articola in maniera più complessa e quelle figure, come per esempio i sistemi integrator che qua sono presenti, coprono un ruolo sempre più importante. Noi come associazione questa cosa la stiamo cercando di valutare, anche qui trasformando quello che è il ragionamento classico associativo di prodotto in qualcosa che riguardi più la soluzione. Abbiamo aperto un gruppo sulla meccatronica, per esempio, e quindi sicuramente in un futuro vedo molto bene un'integrazione maggiore, uno sviluppo maggiore della filiera all'interno di una fiera che rimane però verticale
su una merceologia molto precisa, che, perché è un altro fattore questo di appeal, insomma, di interesse per chi viene a visitare la fiera. Per quanto riguarda, diciamo, l'integrazione tra un'associazione di categorie e una fiera, credo che sia, diciamo, fondamentale per entrambi. Indubbiamente SPS ha coperto in questo anno, in questi due anni, un vuoto che si era venuto a creare in Italia per quanto riguarda le fiere di settore. Noi abbiamo scelto, seguendo, perché poi in associazione è questo che si fa, seguendo anche la volontà chiaramente delle nostre aziende che hanno reputato SPS un partner serio e l'hanno messo alla prova, e la prova sembra essere assolutamente sfociata in un successo. Pertanto, avendo fatto questa scelta, è evidente che noi vorremmo continuare questa collaborazione, anzi rinforzandola e integrandola sempre di più con quello che è anche in parallelo, ripeto, uno sviluppo associativo, perché di fatto le due cose vanno di pari passo, non è che sono separabili, sono due mondi che si compenetrano. Per l'associazione è importante avere una fiera di riferimento, per la fiera è importante avere dietro un soggetto istituzionale che in qualche maniera porta avanti gli stessi concetti durante l'anno, anche quando magari la fiera non c'è. Ecco, questa collaborazione mi auspico che possa essere un percorso di 364 giorni, 62 giorni più i 3 della fiera. Per quanto riguarda i convegni, quindi diciamo la sessione convegnistica ufficiale, la mia idea è che quest'anno è stato fatto uno step importantissimo, che è stato quello innanzitutto di abbassare un po' l'asticella e quindi di rendere più qualitativa la sessione convegnistica. L'idea di fare mezza giornata secondo me è vincente e la manterrei anche per gli anni prossimi. Di dare un tema specifico ad ogni giornata è stata un'altra scelta intelligente a mio parere. Per valorizzare ancora di più questi convegni bisognerebbe lavorare, come si è già fatto quest'anno, in un'ottica magari di mettere un po' meno materiale anche intorno nelle altre attività convegnistiche che ci sono e ci devono essere, più commerciali ovviamente, più specifiche delle singole aziende, cercando un po' meno sovrapposizioni, perché secondo me anche quest'anno comunque c'è stata molta molta roba, tra questa roba molte cose interessanti, però ovviamente anche qualcosa di meno seguito, ma non tanto perché fosse poco interessante, ma perché oggettivamente questa è una fiera con una dimensione tale per cui uno viene, ma la vuole vedere mediamente in un giorno, perché questo è il tempo medio di permanenza di un visitatore. Avere anche una giornata intera per seguire più convegni è difficile, una mezza giornata magari qualche intervento uno lo va a seguire volentieri, quindi diciamo un po' più di razionalizzazione forse io porterei ancora ulteriormente, anche se molti sforzi sono già stati fatti, e poi la linea mi sembra che sia stata intrapresa in maniera vincente.